lancio di gioia perché io oggi le voglio ricordare col suo sorriso. Sandra era così, anche quando parlava delle cose brutte lei aveva sempre questa grande capacità comunque di sorriderci sopra, perché era una persona positiva, piena di tanta gioia che devo dire in parte anche mi ha donato, per cui io la ringrazio e la ringrazierò sempre. È stata una grande amica e lo sarà per sempre, perché Sandra, come ho detto questa mattina in diretta, era ed è eterna, perché rimarrà sempre nella storia del nostro grande cinema, della nostra televisione e soprattutto nei nostri cuori, perché era una donna di grande generosità, di grande bontà e una donna che aveva una grande caratteristica, quella di saper ascoltare e di pensare agli altri. Sapeva pensare agli altri, Sandra, che credetemi in questo momento tra tanti così discorsi che possiamo fare, forse la cosa più bella di lei era quello che ascoltava gli altri. Grazie. Grazie. Che poi lei aveva accettato, si è divertita tantissimo. E poi tanti momenti, tante storie che abbiamo condiviso, le storie italiane di tutti i giorni, la lotta alla violenza sulle donne, l'empatia che aveva con le persone, anche finite le telecamere, la luce quando si spegneva, lei comunque chiedeva di quelle testimonianze, si informava, voleva aiutare, era generosa. Un giorno si è tolta la collana di dosso, l'ha data a una signora che era senza casa, e proprio come un gesto, come dire guarda ci sono, no? Ho poco da dare, però quello che ho lo dono a te. E Sandra era così. E l'ultimo ricordo che ho di lei è pochi mesi fa sul barchino per andare a Venezia, un barchino che non aveva la copertura e lei come una grande diva si è messo questo bellissimo foulard addosso e non si è lamentata per niente. E ridevamo e scherzavamo di quest'acqua, di questo vento che ci aveva distrutto tutti i capelli, dovevamo fare red carpet, ma non ce ne importava nulla e a lei soprattutto non importava nulla, non le avevano portato gli abiti, ma comunque dice io mi sono portata gli abiti da casa, cioè una grande diva di questo genere che dice ma tanto gli abiti me li sono portati da casa, non è quello l'importante. E poi ricordo di lei così semplice, così buona. Che vi devo dire, mi manca tanto Sandra. Questa notizia di lunedì mattina è arrivata come un fulmine a ciel sereno, non avrei mai pensato di perderla così velocemente. Grazie.